Ribellarsi al pizzo e denunciare, forse l'unica strada che può sconfiggere un fenomeno criminale ancora radicato nella nostra società. Abbiamo chiesto ai cittadini i motivi per i quali persistono le estorsioni ad attività commerciali ed imprenditori, nonostante i controlli e le nuove tecnologie. Cosa ne penso del pizzo? Che è una malattia culturale che abbiamo qua in Italia e va estirpata solo attraverso la cultura, l'insegnamento e le nuove generazioni. Penso che sia una cosa molto molto radicata e che purtroppo Napoli è fondata su un sistema che c'è da tanto tempo e se non si ribellano in massa il singolo non riesce mai a sconfiggere una cosa del genere. Forse perché non siamo sufficientemente cittadini per ribellarci. Penso che viviamo in una zona che purtroppo c'è e penso che è difficile da eliminare. Tutto qua. Io ho un'attività, quindi vi posso capire. Dipende dalla gente, perché se uno mi viene a chiedere il pizzo a me, io gli do uno smattaflone che lo faccio, lo stendo. A me il pizzo non lo chiede, capito? È l'omertà. Bisogna parlare, bisogna dire le cose come stanno, non bisogna tenere nascosto che uno ti chiede il pizzo, non bisogna avere vergogna, bisogna avere il coraggio di denunciare. Che la colpa del reato non è di chi lo commette, è di chi permette che si compia. Purtroppo non vogliono vedere, questo è il problema. E se lei invece fosse vittima del pizzo, denuncerebbe? Penso di sì. Penso che mi ribellerei, mi sono sempre ribellato alle cattiverie, diciamo, tra virgolette, quindi... Sì, assolutamente, sì. Ovvio, certo, ovviamente, è giusto farlo, rende tutti più liberi. Non lo posso dire forse con tanta certezza, perché finché non ci sei in una situazione non puoi dirlo con certezza, però credo che lo denuncerei. Bisognerebbe trovarsi per poter rispondere, è molto difficile dire sì e senza provarci, senza subire quella situazione, non so. Bisognerebbe agire dall'alto per poter evitare queste cose, ma purtroppo non solo a Napoli ma ormai quasi tutta Italia c'è questo. Pene certe, sicure, abbandonati su un'isola con una zappa in mano e quattro semi.